Ciao a tutti, oggi facciamo la pasta frolla e questa ricetta la dedico a mio suocero in quanto me l'ha passata lui, in quanto mio suocero è un ex pasticcere e sono felice di potervela dare perché comunque è una frolla ottima da poter utilizzare sia per le crostate e anche per i biscotti. Considerate che sarà una frolla che farò, io almeno faccio con 1 chilo di farina, poi voi la potrete dimezzare, ma è molto comodo farla con 1 chilo di farina perché ve la potrete dividere in 4 panetti, perché considerate che normalmente vengono 4 crostate di media grandezza. E questi panetti, se vorrete utilizzarli subito entro una settimana, li terrete in frigorifero, altrimenti ve li congelate e tirerete fuori ogni panetto ogni volta che vorrete fare una crostata. Lo lasciate scongelare qualche minuto e poi la potrete stendere. Quindi è anche comodissima se magari dal mattino sapete che qualcuno vi viene a trovare nel pomeriggio, avete voglia di una crostata da fare nel pomeriggio, allora tirate fuori la frolla e l'avrete così già pronta. Dunque, quindi abbiamo 1 chilo di farina a fontana, ci mettiamo 4 uova che ho già sbattuto, quindi sarà anche più semplice da amalgamare. Eccole qui. Poi abbiamo 4 etti di burro o anche margarina. Io infatti utilizzo normalmente la margarina. Ecco qua. Poi abbiamo la buccia grattugiata di un limone, così lo ci profumerà questa meravigliosa frolla. Ci mettiamo una bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina che io ho già mischiato. Semplicissimo, mettiamo tutti insieme. E abbiamo 4 etti di zucchero che io continuerò a mettere intorno alla fontana e poi piano piano amalgheremo. Ecco fatto. E adesso non ci resta che impastare. Quando avremo dato una bella forma al nostro impasto, che sarà bello omogeneo, lo copriremo con la pellicola e quindi deciderete se dividerlo in 4 panetti o farne uno, insomma, poi vedrete voi cosa farne. Iniziamo a impastare.